sono la sua amica la dottoressa Peluche. Oggi vi abbiamo portato un gioco veramente bellissimo per tutte le bambine. Sì sì, guardate, sono le Squishy Ball delle LOL Surprise Slow Rising. Cosa vuol dire? Slow Rising vuol dire a rilascio veloce, quindi quando le schiacci ritornano normali, ma veramente in pochissimo tempo. Che bello, no? Dobbiamo veramente aprirle. In tutto sono 6 le Squishy Ball, dagli 8 anni in su, e vengono in edicola a 4,90€. In più, in allegato c'è il magazine, che andremo subito a sfogliare. Eccolo qua, vedi? Gruppo Preziosi Collection. Guarda qua, qua c'è l'indice con l'intro, il Vintage Mania. Mi ispira il Vintage Mania, guarda. Vintage vuol dire che sono vecchi vestiti che sono tornati di moda. Poi qua addirittura ci sono tante curiosità sui vecchi vestiti. Opla, e qua c'è un sacco di curiosità. Tipo, lo sapevi che un vecchio vestito non corrisponde alla taglia di oggi? Ovvero, se un vecchio vestito era L, sarebbe una M di adesso, perché la gente era più magrina. Poi qua ci sono un sacco di curiosità sul Giappone, sugli usi, sui vestiti. Wow, un sacco di cose, guarda. Veramente tanto, tanto simpatica. Questa qua che è? Una geisha, e col kimono. Qua invece ci sono un sacco di curiosità sulle unghie, guardate. Abbiamo un sacco di smalti, un sacco di cose. E qui invece abbiamo le mode più strane di sempre, top 5. Quindi il corsetto, la gonna a tubo, il bleout, spero di averlo detto bene, il bombasting e gli stivali a punta messicani. Non voglio neanche sapere cosa siano. Dancing Queen, musica, passione e stile. Wow, qua ci sono un sacco di curiosità sulla danza classica, sul ballo da sala, danza swing. E qui su, cosa c'è scritto? Danza hip hop, a me piace un sacco. Poi, di che fantasia sei? A fiore, a riga, a pois, coloratissima e divertente, oppure glamour e anticonformista? Che bello, qua ci sono tutti i tipi di stili. È veramente fantastico, guardate. Veramente bello. È un magazine veramente tutto da sfogliare, fino all'ultima pagina. Però adesso io voglio aprire le Squishy Ball. Prendiamole, su, guardate. In ogni bustino c'è una Squishy Ball. Qua si è girata un po' troppo, non riusciamo a vedere chi è. Anzi sì, guardate. Evviva, vedete, sono bustine trasparenti. Sono fatte apposta per poter completare tutte le palline, tutta la collezione. Qui abbiamo tutte le sue palline, vedete? E quale preferite? Io lei. Poi c'è Viva, c'è la sirenetta, c'è lei, stile anni 50. Una principessa e una rocker. Sono veramente carinissime. Dobbiamo assolutamente aprirle tutte quante. Dai, cominciamo da lei. Ecco qua. Ah, via le carte, via le cartacce. Ecco qua Diva. Vedete quanto è carina? È veramente adorabile. Adesso la schiacciamo e vediamo quanto tempo ci mette a ritornare intera. Vediamo, guarda, si sta già ricomponendo. È veramente velocissima. Guardate. Hop, 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 hop. È già ritornata quasi del tutto alla sua forma originale. Guardate, guardate. Ecco, ora è ritornata completamente alla sua forma originale. Vedete? Neanche un graffio, una sbavatura, niente. È perfetta. Questa era la prima, vediamo le altre. Vediamo lei. La sirenetta. In fondo al mar, vediamo. Lei è una di quelle che preferisco, bambine. Guardate che bellina. È una delle mie preferite. Un pochino mi assomiglia, che dite? Ok, andiamo a prenderne un'altra. Vediamo 6. Lei è veramente bellina, no? Andiamo a tirare fuori. Ma sai che lei piace tanto anche a me? Strizziamola. Più che possiamo e buttiamola sul tavolo, vediamo. Guardate. Wow. Lei secondo me ti assomiglia un po'. Guardate. È già tornata intera. Riguardiamola da così, da un'altra prospettiva. Vediamo. Wow, è velocissima. È veramente super veloce. Ah, bambine, questo è un gioco bellissimo. Prendiamone un'altra. Pronte? Prendiamo un'altra. Ecco qua, stile anni 50. Anche lei la comprimiamo tanto. Wow, è velocissima. Ah, guarda, guarda, si ricompone. Ma lo so, lo fanno tutte. Sì, ma ogni volta è stupendo. Ci possiamo anche giocare a palla, su. Ci giochiamo dopo, prima completiamo la collezione. Hai ragione, le bambine aspettano. Ne abbiamo prese 4, ne mancano 2. Manca lei, che tiriamo fuori. Lei mi ricorda un po' una principessa, guardate. È veramente molto carina. Siamo tutta e non si rompono mai. Guarda, ah, addirittura si muove. Sembra che si stia svegliando da un sonno lungo, lungo, lungo. Ah, non mi veniva addosso però. Guardate, guardate che carina che è lei. È veramente carinissima. E hai ragione, ora tocca all'ultima, che è la mia preferita. Questa qua. Oh, ecco qua, bambine. Lei è una delle mie preferite in assoluto. Ho anche la LOL. Ho la LOL vera in carne ed ossa, con cui gioco sempre con la mia sorellina. Guardate. Ah, sembra che abbia un occhio nero. Invece guarisce subito, avete visto? Di nuovo. Anzi, ah, mi si butto su. Ah, come si sta comodi. Guarda che cadi. Ah, te l'avevo detto. Però è divertentissima e non mi sono fatta niente. Queste sono tutte la collezione. Questa è tutta la collezione. Anzi, ve le facciamo rivedere tutte quante. Guardate, sono veramente bellissime tutte quante. Queste sono tutte 6. Sono veramente, veramente belle. Ci puoi giocare in ogni modo. Le puoi torcere, le puoi tirare perché non fanno male. Ci puoi giocare a pallone, ci puoi giocare a pallavolo, a basket. Puoi fare un sacco di cose con queste palline. Sì, ci dovremmo proprio provare. Vediamo chi fa più canestri. Sì, ci sto. Lì ci sono un sacco di doppioni. E io provo a fare canestro. Ci sono riuscita. Tocca a te, gufetta. E no, non ci sono riuscita. Proviamo a tirarla con i piedi, tipo a calcio. Oh, io non sono brava. Vediamo se io sono più brava. Sì,
Io riprovo basket allora, che mi piace di più. Sì, da dare un calcio. Abbiamo trovato i nostri sport. È vero, yeah! Bambine, se questo video vi è piaciuto, mettete mi piace e commentate. Sì, iscrivetevi al canale, mi raccomando. Ciao bambine!